E quindi mi vorresti dire che Nvidia ha presentato le nuove RTX, quelle RTX di seconda generazione, e che ce n'è una a 520 euro. Ebbene sì, sembra un po' strano perché negli ultimi anni abbiamo visto aumentare i prezzi dell'hardware in generale, ma soprattutto delle schede video, e invece questa volta incredibilmente Bam! Nvidia ci ha buttato lì la bomba e ci ha detto: questa scheda video praticamente costerà come le nuove console. Ed Fantastico. è una scheda che, anche se è quella di fascia più bassa tra le tre presentate, perché ricordiamo che c'è la 3070, la 3080 e soprattutto la 3090, che è qualcosa di Vabbè, assolutamente oltre la tutte le chiamano necessità. BFGPU, non a caso, insomma, vabbè. Però la 3070 è davvero una bella scheda ed è una di quelle schede che ti fa propendere un po' dalla parte del PC gaming. Va bene, va bene, va bene. C'è questa RTX a 520, ma quali sono le novità di questa RTX? Cioè, cosa c'è di così particolare in questa seconda generazione di RTX? Beh, di novità ce ne sono abbastanza, anche se bisogna dire che non sono novità eclatanti dal punto di vista delle tecnologie, perché l'architettura è nuova e si chiama Ampere, ma è un'evoluzione di quello che abbiamo già visto con la serie 2000, quindi ci sono più RT Core, più DLSS migliorato, più Tensor Core, quindi anche per le applicazioni scientifiche e per l'intelligenza artificiale, ci sono netti avanzamenti. Avanzamenti, e tutto questo alla fine produce una cosa che interessa all'utente finale, ovvero le prestazioni in gaming. Va bene, banalmente, quindi la potenza. Ma la questione, secondo me, e la questione nasce anche da tutta una serie di polemiche, tra virgolette, di discussioni che ci sono state fra gli utenti dopo appunto l'annuncio di Nvidia. Considerato che c'è questa nuova RTX 3070 a 519 euro, poi sul prezzo in realtà bisognerebbe parlarne un pochino più approfonditamente, ma facciamo conto che sia 519 euro. Considerato che PlayStation 5 e Xbox Series X costeranno più o meno quella cifra, ancora nessuno dei due l'ha annunciato, questa è parte dell'altra polemica che c'è stata perché Nvidia è arrivata, bam, ha annunciato prezzi e tutto, con in realtà poche settimane di anticipo rispetto al lancio, ma in ogni caso di Sony e Microsoft ancora non si sa nulla. Comunque, Nvidia è arrivata, ha detto 500 euro, vi portate a casa una nuova RTX serie 30 e quindi la gente si sta chiedendo, ma cosa la compro a fare una console nuova se con una spesa simile, se con un investimento simile posso comprarmi una scheda video di nuova generazione? Però, qual è il problema di tutto Il questo? problema è che il discorso è troppo Il semplice così, discorso, esatto, è un perché pochino troppo semplice perché paragonare 520 euro di scheda a 500 euro di console è un pochino azzardato. sì, soprattutto perché quando tu compri la scheda video comunque hai comprato un pezzo e ti manca tutto il resto. E con tutto il resto, se vuoi aggiungere una build fatta bene, quindi un buon processore, una buona scheda madre, le RAM, il case e tutto il resto, diciamo che con meno di 1000 euro per sfruttare veramente la 3070 non te la puoi cavare, e quello è un costo che è praticamente il doppio rispetto alle nuove console. E infatti c'è da fare tutto un discorso appunto sulle componenti. Da qui è nata questa discussione, da qui è nato l'articolo che abbiamo dedicato all'argomento anche su SmartWorld. Approfitto per dire una cosa che non abbiamo detto: ricordatevi di iscrivervi al canale. Non vi dico di lasciare un like al video, magari non vi sta piacendo, magari non siete d'accordo con quello che stiamo dicendo, ma iscrivetevi al canale così tutti i nostri futuri approfondimenti, insomma, vi arriverà la notifichina. Se non siete d'accordo, ditecelo nei Se non siete commenti e d'accordo, spiegateci ditecelo nei perché. commenti. Sì, a questo punto già c'è una prima infarinatura dell'argomento che volevamo portare appunto sul canale, potete già dire la vostra nei commenti. Comunque, tornando appunto al discorso vero e proprio, abbiamo fatto questo articolo su SmartWorld in cui abbiamo messo insieme una serie di componenti per costruire un computer, appunto, quindi un computer custom, non di quelli già assemblati, che potesse sfruttare a modo questa RTX 3070. Cosa vuol dire sfruttare a modo questa RTX 3070? Semplicemente vuol dire non fare il collo di bottiglia, cioè non prendere un processore o una scheda madre o vari componenti che siano troppo poco potenti rispetto alla scheda e quindi non garantiscono delle prestazioni abbastanza buone per poter giocare al massimo con la scheda video comprata. Quindi anche su quello abbiamo
cercato di fare una build, ad esempio abbiamo scelto un processore che è di fascia media, il 3600, il Ryzen 5 di AMD, che è uno dei più popolari al momento, uno dei più venduti, e non costa molto perché in questo momento lo trovate a circa 180 euro, però vi garantisce delle prestazioni assolutamente di buon livello, e senza andare a comprare comunque i top gamma, che non servono in realtà, o almeno non servono per tutti, perché anche questo è un discorso molto importante. Con il computer voi potete sì giocare, ma potete anche fare tutto il resto, quindi potete utilizzarlo per i programmi di produttività, per i software, per la scuola, lo studio, che ne so, uno che ha le passioni per la musica, l'editing video e foto, quindi tutte queste cose con un buon computer potete farlo, e quindi un investimento su una scheda video e anche su tutte le altre componenti è un investimento non solo per l'intrattenimento ma anche per la produttività. Sì, certo, si va a costruire una macchina a 360 gradi. In ogni caso, per dire, anche partendo dal processore che vi abbiamo detto che costa appunto sui 180 euro, non stiamo andando a selezionare dei componenti che costano 500-600 euro. Cioè, la build complessiva quanto ci veniva a costare? Circa 1150 euro. 1150 euro con la possibilità di risparmiare qualcosina qua e là, però andare a risparmiare qualcosina, cosa vuol dire? Comprare magari un alimentatore peggiore, che non è proprio un'idea splendida, considerato che comunque stiamo cercando di alimentare una macchina da gioco, perché noi stiamo partendo appunto dal presupposto che va bene una macchina universale, ma ci vogliamo giocare, se no cosa me la compro a fare la 3070? Siamo quindi a una build che si aggira intorno ai 1100 euro. Diciamo che in periodo di sconti, in periodo di buona, stando lì a monitorare anche tutto, meno, spendiamo un migliaio di euro. Abbiamo speso un migliaio di euro, che comunque è il doppio di quanto dovrebbe costare una console di nuova generazione, a meno che Sony e Microsoft non vogliano smentirci annunciando un prezzo esagerato. E a quel punto il CEO di Nvidia si sfregherà le mani, e c'ha anche ragione. Il discorso che volevo introdurre era anche quello dei monitor. Nel senso che farsi una build del genere, dice, oh, chi se ne frega delle console di nuova generazione, faccio una bella build da 1000 euro e ci metto una RTX 3070, e poi ci andate a giocare su un Full HD a 60 Hz, anche lì il discorso è chi muova fa, cioè nel senso tanto vale compratevi una console e giocateci al televisore. Quindi diciamo che se non avete un monitor decente a casa, dovete, secondo me, secondo anche Ezio, secondo tutte le persone di buona volontà, dovete mettere in conto anche un monitor un pochino decente. E con decente non intendiamo che abbia risoluzioni spaziali, ma che sia almeno 144 Hz. Questa cosa della risoluzione è importante. Perché è importante? Perché non speriate con una RTX 3070 di poter giocare in 4K fluidamente a tutti i giochi che verranno, perché no, assolutamente no. Tant'è che i test stessi che ha fatto Nvidia, c'è un grafico, ve lo metto qui adesso su schermo, i test che ha fatto Nvidia con la 3070 li ha fatti riproducendo i giochi in QHD, non in 4K. 1440. Secondo me non è affatto casuale questa cosa, per dirvi che questa scheda è inquadrata bene per giocare con il ray tracing, quindi con dei belli effetti a schermo, ma in QHD. Quindi potete puntare ad uno schermo Full HD o QHD. Quindi ora, senza stare anche qui a tirare in ballo modelli, rifacciamoci all'articolo appunto in cui ci sono i link, in cui ci sono i modelli di cui stiamo parlando. Diciamo che la spesa complessiva sale intorno ai 1300 euro. Eh sì, perché un buon monitor per il gaming almeno 200-300 euro bisogna spenderli, secondo me. Quindi anche quella è una spesa che in questo caso però non riguarda solo il PC, perché può riguardare anche le console. Io capisco benissimo che la maggior parte di voi e la maggior parte di chiunque acquista la PS5 o la Xbox Series X ci giocherà attaccandola al televisore, e magari anche un televisore di buona qualità, però per giocare al massimo, diciamo così, bisogna comprare un monitor che è fatto per quello, e anche quella è una spesa che può diventare anche molto molto costosa se volete dei modelli top gamma. Quindi, alla fine dei conti, conviene comprare un PC con la 3070 o in generale un PC da gaming, o comprare una console? Io lo chiedo a te a questo punto. Lo chiedi a me, qui ce ne sarebbe da discutere per ore, perché tralasciando per un momento quella che sarebbe la spesa, e abbiamo stabilito a questo punto che se io mi devo costruire una build con una 3070 vado a spendere soldi, non ci nascondiamo dietro i 520 euro a cui è proposta la scheda, devo spendere soldi. Come al solito
Dipende dall'utente perché quando investi in un computer investi in una macchina che può servire a tutta la famiglia, che può servire in ambito lavorativo, che può servire per studiare, che può servire per giocare. Quando acquisti una console acquisti un dispositivo per l'intrattenimento, fine. Ci guardi film, ci guardi le serie TV e ci videogiochi, nient'altro. Non ci puoi lavorare, ci navighi abbastanza male, c'è chi ci navigherà, ma insomma è un dispositivo che serve a tutt'altra cosa. Se poi vogliamo parlare anche di prestazioni nude e crude, è ovvio che una 3070 avrà performance migliori di una console next gen. Anche lì ce ne sarebbe da discutere cosa vuol dire prestazioni migliori, che sicuramente i giochi saranno più fluidi, perché se poi vai a vedere l'ottimizzazione vera e propria, è possibile che alcuni giochi siano più ottimizzati per console, proprio perché alla fine sviluppi per quella... Non è possibile, è certo. Sì, in certi casi... è sempre così. Non è proprio sempre, ma... comunque stai sviluppando per una macchina specifica, invece sviluppare per computer è sempre un po' un disastro, perché c'è 10.000 varianti di schede video, 10.000 processori, e insomma la situazione si fa un pochino più complessa. Quindi la sfida tra una 3070 e una console next gen non ha un vero e proprio vincitore. Non ha un vero e proprio vincitore, perché comunque ognuno ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Ora ho detto i vantaggi del PC, i vantaggi della console quali sono? Che comunque costa meno, che comunque sei sicuro che inserisci il disco e il gioco funziona, e su computer non è mai scontato, e chi dice il contrario non gioca a PC perché non è assolutamente così. E probabilmente c'hai anche una vita maggiore. Ora, sicuramente su questa cosa qualcuno mi ucciderà, perché c'è chi ti dice che ha lo stesso PC da 7 anni e funziona perfettamente, e mente sapendo di mentire. Le console hanno dimostrato che comunque 6-7 anni sul mercato reggono. Guardate anche PS4 e Xbox One, sono dal 2013 che sono in circolazione, esce nel 2020 quella nuova, per cui è da un bel po' che sono in circolazione. Però qual è la vera conclusione? Ci stiamo dimenticando, tra l'altro, la parte fondamentale, che è il mio cavallo di battaglia, le esclusive. No, dai, no, le esclusive. Purtroppo no, anche quello... Io sono anni che sono PC gamer e ogni volta che esce un bellissimo gioco per console piango, perché non ci posso fare. Vabbè, Microsoft però sta lavorando su quello. Sicuramente. Senso, alla fine Microsoft... Però anche quel mercato lì è un mercato importantissimo, un mercato importante da parte Sony. Che sposta soldi. Quindi, anche Nintendo. Sulla bilancia, Nintendo è un caso a parte, vabbè, ne parleremo in un altro video magari. Però sulla bilancia ci sono tante cose da una parte e dall'altra, quindi sostanzialmente anche secondo me siamo in pareggio, siamo allo stesso livello per tutti e due gli ambiti, per tutte e due le piattaforme. Secondo me possiamo concludere con due semplici argomenti. Il primo è che potete tranquillamente decidere di farvi un computer e di non puntare su una 3080, su una 3070, una 3080 si va ad esagerare un pochino, su una 3070, perché la conseguenza dell'uscita di queste nuove RTX di seconda generazione è che di conseguenza le 2070 Super, le 2080 Super, le 2060 e così via, tutte quelle che sono uscite negli scorsi due anni costeranno via via sempre meno. Quindi ci si può costruire una build decente anche spendendo forse meno di 1000 euro. Sicuramente. E l'altro discorso è quello che mi hai fatto prima, che ti ho detto, dai, ripetilo sì, nel video. È perché... un bellissimo periodo per giocare, ecco. Per tutti, per tutte le piattaforme, perché ok che Nvidia adesso ha voluto fare la parte del leone presentando probabilmente le tecnologie più avanzate a livello grafico e anche a livello prestazionale, e che vi possono garantire le maggiori prestazioni in gaming. Però anche le future console, che ormai sono imminenti, sia PS5 che Xbox Series X, avranno un hardware che magari è già forse un pochino indietro rispetto ai computer più moderni, però vi garantirà delle prestazioni entusiasmanti, secondo me. E non solo, perché lo dico così en passant, però anche Intel ha appena presentato la nuova generazione 11, no? L'undicesima generazione di processori. AMD sta per arrivare con la serie Ryzen 4000 e con Big Navi, quindi la nuova serie di schede video. E quindi in questo momento a livello hardware e console siamo in una mini età dell'oro in cui c'è spazio per tutti e tutti si possono divertire anche con costi abbastanza limitati, diciamo così, abbastanza contenuti. Quindi è un bellissimo periodo per tutti i videogiocatori e per anche tutti i videogiochi che stanno per uscire, sono di livello incredibile e molti li attendiamo da anni.
Va bene, perfetto, quindi insomma, assunto del discorso è comprato una PlayStation 5. No, il sunto è comprato quello che quello vi pare, che vi pare, giocate quello che vi pare, quello che vi basta, pare, divertitevi, non divertirsi. Vi lamentate se il vostro amichetto c'ha la console e voi c'è del PC, lasciate fare, siamo divertirsi. Tutti contenti basta in questo divertirsi. Periodo. Va bene, bene, siamo arrivati alla fine di questo video, non ci rimane che darvi un saluto da Lorenzo Delli e Bezio Cenicola per SmartWord.it. Ciao! Ciao!